un tizio muore e arriva in paradiso. Lì c'è il comitato d'accoglienza nella persona di San Pietro. San Pietro dice: buongiorno, benvenuto in paradiso. Dice: salve, guardi, io sono appena morto, però io, siccome nella vita non sono stato mai né troppo buono né troppo cattivo, insomma, vorrei capire bene qual è il mio posto. E allora San Pietro si offre, dice: guardi, le faccio fare un giro, le faccio visitare il paradiso, poi casomai le faccio visitare anche il purgatorio e poi lei deciderà. Dice: va bene. Allora iniziamo qua dal paradiso. Mentre camminano, San Pietro gli fa vedere il paradiso, sentono delle urla, delle urla strazianti, la gente che grida, che piange. Allora il tipo, un po' preoccupato, dice: ma scusi, ma queste urla cosa sono? È tutto normale? E San Pietro lo tranquillizza: guardi, stia assolutamente tranquillo, queste sono le urla degli ultimi, dei novizi, quelli nuovi arrivati, alla quale stiamo facendo il buco nella schiena per applicare le ali. Stia tranquillissimo. Un buco nella schiena, vabbè. Mentre continua, dice: guardi, da queste scale invece si scende giù per il purgatorio, venga, mi segua, le faccio vedere anche il purgatorio. Mentre scendono le scale, anche lì urla troia. Aiuto! Il tipo tutto spaventato ancora dice: ma scusi, anche qui ci sono delle urla. E San Pietro tranquillissimo, questi sono i novizi, gli ultimi arrivati, alle quali stiamo facendo il buco in testa per applicare la reola. Il tipo lo ferma e dice: guardi, mi basta così, là il buco nella schiena per le ali, qua il buco in testa per la reola, ho deciso, me ne vado all'inferno. Dice: all'inferno? Figliolo, ma all'inferno ti mettono la coda. Lo so, però almeno per quello il buco già ce l'ho.